Esiste qualcosa che vale più di ogni altra cosa, un valore così grande che possa essere pensabile lasciare tutto, abbandonare tutto per avere quell'unica cosa? Se siete lettori del Vangelo già conoscete la risposta. Questa cosa più grande di tutte, questo valore più grande di tutti gli altri nel Vangelo è il grande progetto, il grande sogno di Gesù, il regno di Dio. O come dice il Vangelo di Matteo, come preferisce dire il Vangelo di Matteo, il regno dei cieli. Come sapete, il capitolo 13 del Vangelo di Matteo dà molto spazio al regno dei cieli, raccontato, presentato sotto forma di parabola. E infatti è così grande il concetto del regno dei cieli è così al di sopra delle capacità dell'uomo di comprenderlo che l'Evangelista lo presenta sotto forma di narrazione, sotto forma di enigmi, che poi noi chiamiamo normalmente parabole. Le parabole del regno dei cieli sono il pezzo forte del Vangelo di Matteo, ma soprattutto del capitolo 13. Questo capitolo 13 si conclude con tre parabole che sono la pagina del Vangelo che leggiamo oggi e che sono tutte, diciamo, molto simili tra di loro perché hanno uno stesso schema. Vediamole insieme. La prima parabola è quella del tesoro nascosto. Un uomo trova per caso questo tesoro e vende tutto quello che ha per comprare il campo dove questo tesoro è nascosto. Una parabola brevissima, semplicissima. In realtà a questa semplicità del racconto corrisponde una ricchezza, una profondità di significato che si riflette anche nella parabola successiva. La seconda parabola è imperniata intorno alla storia di un uomo, una storia molto semplice, un mercante in cerca di perle preziose. È una storia a lieto fine perché il mercante trova finalmente quello che era il sogno di tutta la sua vita, la perla che vale più di tutte le altre, e non esita a vendere tutto pur di possedere soltanto quella che era la perla, l'oggetto dei suoi sogni da tutta la vita. E come vedete, queste due parabole sono tra loro collegate. Il tesoro nascosto, la perla preziosa, tutte e due parlano di un grande valore, di un valore che supera appunto tutte le altre cose. Infine abbiamo la parabola dei pescatori. Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare. Ma anche qui parliamo di valore. Cioè parliamo del lavoro che fanno i pescatori, che non consiste soltanto nel gettare la rete e nel raccogliere la pesca, ma anche nel fare una cernita di quello che si è pescato. Infatti ci sono pesci buoni e pesci che non sono buoni. La parola usata dall'Evangelista Matteo è addirittura pesci marci, cioè qualcosa, insomma, che non vale la pena pescare. Quindi il lavoro del pescatore, così come il lavoro del mercante, o se vogliamo persino quella dell'uomo fortunato che trova il tesoro nascosto nel campo, tutto il loro impegno, tutto ciò che a loro viene richiesto è riconoscere il valore delle cose, saper soppesare ciò che a loro interessa, ciò che per loro è importante. Allora, questo saper soppesare, questo saper riconoscere il valore di ciò che conta, è saggezza. La saggezza diventa saggezza secondo il Vangelo quando si riconosce il valore del regno dei cieli. Il valore del regno dei cieli supera il valore di qualunque altra cosa l'uomo possa desiderare, però è necessaria da parte dell'uomo una ricerca. L'atteggiamento di ricerca di qualcosa che vale è alla base della capacità di poter accogliere l'occasione che si presenta. E questa occasione che si presenta è il regno dei cieli. Quindi abbiamo, diciamo, due aspetti in questi tre racconti. Da una parte abbiamo un uomo, un essere umano, l'uomo che scava nel campo, il mercante, il pescatore, che ha bisogno di qualcosa, che cerca qualcosa, perché deve elevare in qualche modo la sua vita raggiungendo qualcosa che desidera. E questo, insomma, corrisponde un po' alla realtà di tutti noi. Nessuno di noi vive
semplicemente accontentandosi di quello che ha, per un motivo molto semplice, perché noi spesso non siamo soddisfatti della vita, ma non per semplice avidità, ma perché non siamo felici, non siamo soddisfatti. Quindi il desiderio dell'uomo di trovare qualcosa che finalmente riempie il cuore, lo soddisfi, qualcosa che non soltanto colmi tutte le sue esigenze, ma anche che le superi, che le renda, che renda la propria condizione una condizione stabile, quella che in altre parole chiamiamo felicità, oppure, come la chiama il Vangelo, la gioia dell'uomo, per esempio, che trova il tesoro nascosto nel campo, che afferra questa botta di fortuna e non se la lascia sfuggire. La stessa cosa si può dire del mercante, anche lì esiste un colpo di fortuna, l'incontro improvviso con questo oggetto tanto desiderato, che nessuno gli garantiva avrebbe trovato, perché questa ricerca non è detto che sia una ricerca che porta sempre a una conclusione. Non è che se uno compra un campo ci trova sempre dentro un tesoro, non è che se uno va alla ricerca di perle preziose per forza trova quella che vale più di tutte. Eppure a loro capita questa possibilità e appena riconoscono questa possibilità e la riconoscono come reale, concreta, allora non se la lasciano sfuggire. Però questo ha un prezzo, perché significa che per ottenere quell'unica cosa devono essere capaci di valutare ciò che hanno. Non c'è niente che valga come ciò che essi desiderano profondamente. Quindi questo vale, diciamo, il sacrificio. Anzi, non è per niente un sacrificio, è un'occasione da non perdere. Per i pescatori sembrerebbe che non ci sia in conto la fortuna, l'occasione, diciamo la gratuità di questa possibilità che si presenta. Eppure, se ci pensiamo bene, il Vangelo parla spesso dei pescatori e racconta spesso come non è affatto detto che se tu esca tutta la notte a pescare, poi hai la barca carica di pesci. Anzi, spesso, il più delle volte, non avviene così. Quindi la fortuna, se vogliamo, fa parte proprio della vita stessa del pescatore. Si esce, si va in mare per pescare, ma non è detto che si ritorni col pesce. Ma quando finalmente la rete si riempie, allora lì entra l'abilità del pescatore, che deve saper fare la differenza tra ciò che vale la pena trattenere per vendere sul mercato, o ciò che invece va restituito al mare. Queste tre parabole hanno in comune ciascuna tre elementi. Il primo elemento è, se vogliamo, un sopra e un sotto, cioè c'è un'apparenza reale, quindi qualcosa che si manifesta all'uomo direttamente, il terreno, il mercato delle perle, il mare, ma c'è un sotto, cioè c'è qualcosa che si nasconde oltre l'apparenza, c'è qualcosa che richiede l'atteggiamento della ricerca, cioè l'andare in profondità. Quindi, attenzione, ci dicono queste storie, non lasciamoci ingannare da ciò che si mostra subito come evidente. Bisogna andare in profondità, bisogna andare oltre le cose come si presentano. Il secondo elemento che hanno in comune queste parabole è la dimensione della scoperta, cioè la reazione che ha ciascuno di questi personaggi nel momento in cui si trova di fronte ciò che non aspettava. La loro reazione è fondamentale, il modo in cui si comportano di fronte a questa possibilità. Insomma, una volta che hai trovato qualcosa che vale, sta a te decidere che cosa fare di questa occasione, di questa possibilità. Gettarsi tutto alle spalle per cogliere quell'unico valore è esattamente quello che questi personaggi fanno. Questo vale anche per il pescatore. Non sta semplicemente a guardare quanti bei pesci ci sono nel mare. Il pescatore deve saper cogliere il momento in cui gettare la rete. E anche lì, vedete, non si tratta semplicemente di vedere l'occasione che passa, ma cogliere la possibilità con un'azione, con una decisione che costa, che ha un prezzo. E infine, l'ultimo denominatore comune di queste tre parabole, che a volte è espresso esplicitamente, come nel caso dell'uomo che trova il tesoro nascosto nel campo, che vende tutto con grande gioia, la gioia è sottintesa nelle altre due parabole, perché esiste la gioia quando si raggiunge finalmente ciò che si è
tanto desiderato. Quindi è evidente per il mercante il momento di gioia della perla che vale di più, è evidente anche per i pescatori che hanno la barca piena di pesce che possono vendere e consumare. Allora, come vedete, queste tre parabole corrispondono alla logica che sempre Gesù ha espresso anche in altre pagine del Vangelo. Ciò che lui propone è un affare vantaggioso. Gesù dice più volte che chi lascia i beni, gli affetti persino di questo mondo, per lui trova una ricompensa. E non è che la trova nell'aldilà o in un mondo che verrà, la trova immediatamente. Come per dire che il valore del Regno dei Cieli è talmente grande che non delude mai e che è possibile sperimentarlo nel momento stesso in cui si coglie questa occasione. Abbiamo detto all'inizio: cos'è che conta di più nell'esistenza? Questa è una domanda che credo tutte le persone sensate che vogliono dare uno scopo alla vita si fanno. Ecco, Gesù sta dicendo che il discepolo del Regno dei Cieli, che scopre in Gesù e in ciò che lui propone il valore più importante, quello che è al di sopra di tutto e per cui vale la pena spendere la stessa esistenza, è uno che sa il fatto suo, è uno che ha capito veramente il mistero delle cose. Se è così, cioè se il discepolo, il vero discepolo, è anche il vero saggio, allora la conseguenza è che il discepolo vale più di qualunque intellettuale, di qualunque persona che cerca la verità con altri mezzi. Ed è in questo senso che dobbiamo cogliere l'ultima parabola di Gesù, quella che in questa pagina chiude e, se vogliamo, riassume tutte le altre, quella dello scriba del Regno dei Cieli. In realtà è un'immagine molto importante che spesso è stata un po' trascurata o fraintesa. Chi è lo scriba? Lo scriba è l'intellettuale che è capace di comprendere il senso di un testo. Quindi nella società, nel mondo di Gesù, lo scriba non è semplicemente quello che scrive sotto dettatura. Lo scriba è colui che ha studiato, è colui che ha confidenza con le scritture, soprattutto con le sacre scritture, e quindi sa cogliere i significati profondi delle scritture. È qualcuno che si muove in questo grande mare che è la parola di Dio con accortezza, come un buon navigatore, come un buon mercante, appunto, che sa distinguere il valore delle perle. Chi è veramente la persona che ha cultura? Se entriamo in una biblioteca, non c'è bisogno di conoscere tutto quello che c'è in una biblioteca per essere una persona che ha una cultura, che è uno studioso. Nessuno studioso conosce tutto ciò che è possibile conoscere. Nessuno ha la possibilità di attingere a tutto lo scibile umano nella propria memoria. Questo è assolutamente inverosimile. Chi è quindi un buon intellettuale, quindi un buon scriba, è colui che sa, nella vastità di una biblioteca, nella vastità dello scibile umano, cogliere le cose che vale la pena sapere, vale la pena ricordare e soprattutto vale anche la pena trasmettere agli altri, insegnare. Quindi un buon scriba è colui che estrae da ciò che sa tirar fuori da ciò che sa ciò che conta davvero per se stesso e per gli altri. Quindi non è semplicemente colui che sa tante cose, ma colui che, potremmo dire, sa fare una sintesi, sa ridurre le tante cose che si potrebbero sapere a poche cose importanti che valgono davvero. Allora, chi è lo scriba del Regno dei Cieli? È colui che, avendo conosciuto Gesù, ha il discernimento di comprendere anche nelle scritture ciò che vale davvero. Chi si mette all'ascolto di Gesù è come uno scriba che comprende delle scritture ciò che vale davvero. E fa una cosa molto importante, quello che dovrebbe fare ogni vero scriba, cioè non affezionarsi troppo a ciò che già conosce, a uno schema mentale che si è già fatto di ciò che conosce, perché questo, se vogliamo, è il peggiore ostacolo al progresso della conoscenza. Ogni progresso nella conoscenza è un ribaltamento, se vogliamo una piccola rivoluzione. Una volta che si scopre qualcosa di nuovo, si legge tutto ciò che è passato, che si è conosciuto nel passato, alla luce di questa nuova verità che si è scoperta.
Questo vale per la conoscenza scientifica, ma in realtà vale per qualunque tipo di conoscenza reale, concreta delle cose. Qualcuno, soprattutto negli ultimi decenni, ha inteso questa immagine dello scriba del Regno dei Cieli come un riferimento allo stesso Matteo, che sarebbe appunto il compositore del Vangelo e quindi ha in qualche modo lui stesso selezionato i racconti su Gesù, li ha presentati, quindi ha messo cose nuove e agganciandole alle cose antiche, cioè alle scritture, quindi presentando Gesù come colui che compie le scritture. È un'interpretazione possibile, però credo che sia più sensato cogliere invece il senso di questa parabola finale nello scriba alla luce di tutto ciò che è stato raccontato nel capitolo 13. La chiave per comprendere le parabole, ci dice Gesù, è questa capacità che dovrebbe avere ogni scriba vero di liberarsi, di gettare via alcune cose antiche e persino alcune cose nuove. L'espressione usata dal Vangelo è esattamente questa, non è semplicemente quella di prendere dal tesoro, di togliere dal tesoro delle cose, ma proprio a volte di gettarle via, come chi rovistando, no, getta via delle cose per andare a ciò che conta davvero. Ecco, non bisogna affezionarsi a nulla, non bisogna mettere il cuore su nulla, neanche le idee. Anche le idee possono impedirci di andare più fondo, di andare oltre. Anche i concetti che noi ci siamo già costruiti sulla realtà, sul Regno dei Cieli persino, ci possono impedire di conoscere veramente il Regno dei Cieli. Possono ostacolarci come il campo, perché il tesoro sta sotto il campo. Possono ostacolarci come le tante perle preziose che ci impediscono di cogliere quella vera. O possono ostacolarci come il mare che ci impedisce di vedere quali sono i pesci buoni. La vera saggezza, quindi la capacità dello scriba di cogliere ciò che vale, è quello che ci insegna e ci invita a fare Gesù, a cogliere quindi anche nell'incontro con Lui l'oltre, quello che sta al di là di tutte le nostre idee, di tutte le nostre convinzioni, di tutte le nostre certezze. È lì che troveremo il tesoro nascosto, la perla preziosa, i pesci che vale tenere sulla barca, perché quel valore è il valore che supera tutti gli altri, ciò che più vale nella nostra esistenza, in questo mondo e in quello che verrà. Bella a tutti.